Babettes.it, l'urlo, va bene, l'urlo, l'urlo, il mio urlo preferito di questo 2017 è quello di Scimmia Cattiva in The War, il pianeta delle scimmie. Ok, mi piace tantissimo, lo faccio sempre a casa quando torna mio marito e lei si spaventa. Bellissimo. Invece cominciamo la video recensione di Smetto quando voglio ad honorem con un altro urlo, quello di Allen Ginsberg. 1956. Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche, trascinarsi all'alba per strade di negri in cerca di una siringata rabbiosa di droga. Fernanda Pivano in traduzione. Io ho visto le migliori menti in circolazione della mia generazione, come dice Pietro Zinni, realizzare questa trilogia. Qua vedete due pressbook, ne manca uno, quello del primo film del 2014. Io ho visto le menti migliori della mia generazione, secondo Ginsberg, e invece le migliori menti in circolazione, secondo Pietro Zinni, il protagonista di questa saga. Le ho viste in azione: Sidney Sibilia, classe 1981, Matteo Rovere, classe 1982, Sidney in regia, Matteo in produzione, insieme realizzare il film manifesto della mia generazione, bla 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 bla, già nelle altre video recensioni, che poi mi incupisce un po', veramente mi incupisce, mi metto a urlare pure io, come Scimmia Cattiva e come Ginsberg, perché io ho visto le menti migliori della mia generazione distruggersi in questi anni in Italia, perché noi siamo stati la prima generazione di precari e alcuni non si sono più ripresi, alcuni sono proprio scomparsi. Invece le menti migliori della mia generazione sono un po' più giovani di me, io sono del 74, Sidney e Matteo, però hanno realizzato il più bel film sulla nostra generazione, un manifesto stupendo che diciamo che sposa la grande tradizione della commedia all'italiana con I soliti ignoti di Monicelli, con il disperato che va verso la droga. Vedete come tutto torna con Ginsberg, va verso la droga perché è disperato e quindi Breaking Bad. Allora, questo è il capitolo finale ed è veramente molto bello. Questo è il capitolo finale. Abbiamo visto, peraltro c'è stata questa idea di farlo back to back, c'è stata questa idea che non hanno i realizzatori di Jig ed è tristissimo e durissimo e crudelissimo che non lo facciano, vabbè, di fare saga, ok? Oggi bisogna fare saga, bisogna essere sagaci e sagati, nel senso che devi farti una saga perché ci piace entrare dentro un percorso, va bene? L'abbiamo sempre fatto al cinema prima della serialità televisiva, ma adesso è ancora più importante farlo perché la serialità televisiva è appassionante. Allora, Smetto quando voglio ad honorem rimette in gioco la banda dei ricercatori. Sono le migliori menti in circolazione, come dice Pietro Zinni, e basta, Pietro, basta! Non ne possono più. Infatti, uno dei tormentoni di questo terzo capitolo finale di questa saga bellissima cominciata nel 2014 con Smetto quando voglio è il fatto che gli altri della banda non ne possono più che Pietro Zinni, il leader, interpretato da Edoardo Leo, il neurobiologo, usi sempre questa espressione, le migliori menti in circolazione, che mi ha fatto ricordare Allen Ginsberg. Qui diciamo che in questo film dobbiamo arrivare al bandolo della matassa. La banda arriva al bandolo della matassa, che è Walter Mercurio, il personaggio interpretato da Luigi Locascio, che è uno di loro, che è uno di noi, ma che si è incazzato terribilmente. È meno paziente di Pietro Zinni, è meno disposto ad accettare questa sconfitta generazionale che abbiamo subito perché siamo nati, a differenza della meglio gioventù, che sono stati molto fortunati, non bravi, fortunati. Noi siamo nati in un contesto storico diverso. Quando appunto siamo entrati, appena siamo entrati, ehi là! Sembra lo stacco di Landis in Spia come noi. Siamo americani! Stacco, boom, sono appesi a testa in giù. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, ehi là, mondo del lavoro, siamo pronti! E poi, boom, no, c'è la crisi. Molto prima che ci fosse la nuova crisi. Vabbè, comunque, lo sapete, allora a questo punto sono diventati dei detenuti, non si sono drogati, alcuni sì, Alberto sì, ma hanno fatto la droga, e qua torniamo sempre a Ginsberg, l'hanno fatta, l'hanno venduta a Breaking Bad perché erano dei geni, va bene, della neurobiologia, della chimica, quindi, e poi dell'antropologia e poi dell'economia, quindi si sono messi insieme elementi migliori della mia generazione per fare criminalità. Per sfangà, ok? Per sbarcare il lunario, va bene? E allora a questo punto è venuta fuori questa saga bellissima. Qua nel finale arriviamo verso
soprattutto la tragicità del personaggio di Walter Mercurio, Luigi Lo Cascio. Io avevo chiesto a Sidney, quando è venuto qua per la video intervista, la morte. Ho sentito le nuvole nere di Terminator che stavano arrivando. Loro inseriscono anche del dramma. Questa è una commedia, ragazzi, una commedia intellettuale in cui tutti parlano a 3400 all'ora. Quanto è difficile recitare un film come Smetto quando voglio, perché le parole sono difficili, cromatografo, va bene che lo devi. E soprattutto parlano molto veloce. E quindi è un film molto difficile da recitare, va bene? La sceneggiatura di Francesca Manieri, la collaboratrice storica di Matteo Rovere della Gruppo Groenlandia, e Luigi Di Capua, che di droga se ne intende perché è un ex Pils, e Sidney, è una sceneggiatura piena di parole interessanti e difficili da fare. Insomma, ci sarà un'evasione. Il film ti fa evadere, ma ti invade anche di una grande cupezza, quella di Walter Mercurio. Lo vedete, qua fronteggia il Pietro Zini di Edoardo Leo. Luigi Lo Cascio è bravissimo. A lui è successo qualcosa in passato di terribile, e che ricorda una scena molto bella di Godzilla 2014, che vedeva coinvolta Julia Binoche, la scena che ha fatto piangere Quentin Tarantino. E c'era anche, Bryan Cranston. E qua si torna sempre a Breaking Bad. Mi è piaciuto, c'è una bellissima evasione di prigione, c'è il barbiere di Siviglia, l'opera, c'è qualcuno che canta benissimo l'opera, il più corpulento della banda, ci sono dei nudi integrali, penso veri, degli attori. Mi sono interessato a vedere chi ha il culo più brutto. Chi ha il culo più brutto della banda dei ricercatori? Forse Giampaolo Morelli. E poi ci sono i tormentoni. Pietro non può più usare questa espressione, non ne possono più. C'è una grandissima scena di Sermonti in versione antropologo, che deve capire come farcela, e quindi osserva le persone, si adatta alla circostanza. Forse la scena più bella di tutto il film. Quelli come noi, tu sei uno come loro, tu sei uno di noi. Oh, qua c'è veramente la rottura, no? All'interno della nostra generazione, della loro generazione, tra Pietro e Walter, tra il personaggio di Pietro Zinni e il personaggio di Walter Mercurio, Luigi Lo Cascio. Forse c'è un attentato addirittura da sventare, forse c'è qualcuno della mia generazione che ha perso la pazienza e vuole fare qualche cosa. Guardate quanto è scritto bene questo film, guardate che bello. Io nel finale forse avrei voluto addirittura più amore, anche sesso, tra due personaggi, perché secondo me c'era una love story che stava nascendo fortissima nel secondo, e non so se sono stato troppo accontentato. Poi il finale, si sente che Sibilia dice: va bene, ok, però è una commedia. In realtà, si poteva essere ancora più epici, ragazzi, nel finale. Però io faccio i complimenti a tutti. Ho visto le menti migliori della mia generazione fare tre film, uno più interessante dell'altro, prendere un problema generazionale e trasformarlo in commedia, che è una cosa molto colta, nel senso più filosofico del termine colto, cioè anche un modo di reagire alle nostre sfighe. Quindi ringrazio i miei compagni, coetanei, un po' più giovani della mia generazione, che mi hanno reso orgoglioso e hanno fatto il nostro manifesto con una qualità cinematografica molto molto alta, che spero che verrà premiata finalmente al Davide Donatello dopo quelle prime tantissime nomination per il primo film. E poi vittoria zero! Adesso invece speriamo che le menti migliori della mia generazione vadano alla grande, chiudano e si dia appunto una soddisfazione a questa bellissima operazione editoriale e produttiva, che poteva essere anche Jig, che può ancora essere Jig, qualora qualcuno avesse la testa di Sidney Sibilia e Matteo Rovere. Onore a loro. Ciao, Betteist!